Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò un secondo di carne bianca delicato e gustoso. Un coniglio all'aglio e rosmarino. Io amo la carne di coniglio, sarà che sono stata abituata a mangiarla da bambina. Questa ricetta non prevede una particolare preparazione. Per la preparazione di questa ricetta abbiamo bisogno del coniglio, dell'aglio, del rosmarino, del vino bianco e dell'olio. E circa un'oretta di tempo per completare tutta la ricetta. Mia madre avrebbe aggiunto a questa ricetta anche delle olive nere e del pomodoro, ma io voglio rispettare la ricetta tradizionale. Ricetta, e io aggiungerò solamente delle patate, ma perché piacciono a me. E soffriggerò in precedenza con la mia friggitrice, con la mia piccola friggitrice, per circa 5 minuti fino a farle diventare dorate e poi le aggiungerò a metà cottura al mio coniglio. In sostituzione delle patate cotte insieme al coniglio potremmo utilizzare delle patate al forno oppure, se è d'estate, anche una buonissima insalata. Per questa ricetta non si prevede una preparazione per la carne, però a me piace preparare il coniglio per eliminare tutti gli odori della carne in una marinata la notte precedente. Per quanto riguarda la preparazione della marinata, vi rimando a un mio video precedente per il quale metterò il link quassù. In una pentola mettere a scaldare un filo d'olio e 3 grossi spicchi di aglio. Scaldare bene l'olio e l'aglio fino a farli insaporire, dopodiché adagiare il coniglio e farlo rosolare da entrambe le parti. Quando il coniglio raggiungerà la sua doratura sia da un lato che dall'altro, si aggiunge del vino bianco fino a farlo evaporare. Si condisce con del sale e del pepe e poi si lascia cuocere lentamente per 40 minuti, rigirandolo di tanto in tanto. Ho anche aggiunto la salvia e dei rametti di rosmarino, il sale e il pepe per farlo insaporire. Di tanto in tanto aggiungerò del brodo. Mi raccomando, la cottura del coniglio deve essere il procedimento corretto è quello di farlo cuocere a fuoco bassissimo con un coperchio per 40 minuti. Vado a controllare come procede la cottura e ricordo che bisogna rigirare di tanto in tanto il coniglio in pentola ed aggiungere del brodo se necessario. Può essere semplicissima acqua oppure brodo di carne, si preferisce brodo di carne per dare maggior sapore. Per quanto riguarda la salvia e il rosmarino, avete notato che io ho messo sia la salvia che il rosmarino interi, senza sminuzzarli. Alcune persone preferiscono sminuzzarle, io non lo faccio perché così non mi vado a ritrovare nel piatto o in bocca dei pezzettini antipatici. Ok, adesso è il momento di rigirare il mio coniglio. A questo punto della cottura penso che possiamo, siamo quasi arrivati a metà cottura, possiamo aggiungere le patate che sono state precedentemente soffritte nella nostra piccola friggitrice elettrica. Le rigiro e copro nuovamente con il coperchio. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Se avete delle domande o volete lasciare un'opinione, scrivete un commento in tutta libertà. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!